Sanità, rapporti con i comuni e sport sono questi i tre ambiti di intervento dell'ordinanza firmata nelle ultime ore dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Misure straordinarie previste per il contenimento Covid e la sua diffusione nel territorio regionale. Il primo punto riguarda dunque la sanità. Dopo la stretta sulle visite ad agenti ospedalieri, da adesso non sarà più possibile fare accesso ai reparti se non per dare supporto a pazienti estremamente deboli o fragili. È il ragionamento che abbiamo fatto per le RSA, dove stanno funzionando e attivandosi tutte le task force. Misure precise poi arrivano anche per quanto riguarda l'attività di tracciamento. La costituzione in primo luogo di una centrale di tracciamento che riguarda ciascuna delle tre grandi ASL, una centrale di tracciamento che ci consenta, anche reclutando in modo straordinario del personale, di poter arrivare, come dire, a definire quelli che sono non solo i casi accertati, ma coloro con cui sono entrati in contatto. L'altro ambito d'azione dell'ordinanza riguarda i rapporti con i comuni. Perché se vi sono comuni che, così come dal DPCM, dal decreto del Presidente del Consiglio, vogliono prendere restrizioni su aree del territorio per interdirle, sia per parti di una città, sia per parti di un comune, ossia per l'intero comune, la Regione sarà di supporto fornendo poi tutti quei dati da un punto di vista epidemiologico perché le ordinanze di chiusura possano essere fatte. Stop infine anche ai campionati sportivi regionali. Questa è infatti la terza e ultima misura introdotta all'interno dell'ordinanza. Per un mese noi interrompiamo questa attività competitiva delle squadre e delle attività individuali che sono circoscrivibili agli sport di contatto. Ripeto, non interrompiamo gli allenamenti che durante la settimana si potranno tenere per vedere un po' di tenere sotto controllo la situazione. Questi sono gli aspetti dell'ordinanza. Ma vi è due caratterizzazioni di settore su cui, anche se non c'è riferimento nell'ordinanza, prenderemo diciamo, dei provvedimenti nei prossimi giorni. Innanzitutto la scuola. Io ho preferito aspettare lunedì l'incontro con il dirigente scolastico regionale, Pellecchia, con il suo staff di collaboratori, perché abbiamo intenzione di determinare un limite che non deve essere un limite che va meno del 50% per favorire la didattica a distanza. Questo nelle classi della scuola che sono la seconda, la terza e la quarta, scuola media superiore. Per i negozi, per i grandi centri commerciali, analogamente io prima di prendere un provvedimento voglio la concertazione con le associazioni di categoria, che le incontreremo martedì, per definire come arrivare al contingentamento nei grandi centri commerciali.